ultimo appuntamento organizzativo per il gruppo sportivo Maltinti Banca di Cambiano per la stagione 2011. Come ogni anno ci ritroviamo a Gambassi Terme per la 43esima edizione del Gran Premio Chianti Colline dell'Elsa. Un borgo, Gambassi Terme, che si affaccia sulla Val d'Elsa, davvero un angolo di paradiso a pochi passi da alcuni dei più importanti complessi industriali italiani. E non solo, a pochi passi da qui si trova infatti uno dei distretti più importanti dell'industria della Toscana, vale a dire quello del camper. Però Gambassi ha mantenuto un proprio stile di vita, uno stile di vita tipico dei paesi, e ancora una volta abbraccia i corridori del Gran Premio Chianti Colline d'Elsa. Prima della partenza, come avviene sempre, il ricordo per Olteon, perito a pochi chilometri da Gambassi Terme, sulla strada che porta a Bosco Tondo. Una corsa sicuramente impegnativa, un percorso esigente. Alla partenza era presente, ha seguito anche tutta la gara, il campione europeo cronometro della categoria juniores Alberto Bettiol, che risiede proprio a Castel Fiorentino, dove avverrà la partenza ufficiale della manifestazione. Intanto gli atleti stanno muovendo dal chilometro zero. Vi dicevo, un impegno importante, quello del gruppo sportivo Maltinti, davvero in sintonia però con l'amministrazione comunale di Gambassi Terme, che anche quest'anno ha rinnovato la fiducia al team diretto da patron Renzo Maltinti per questa importante manifestazione. È presente ovviamente al via il sindaco Federico Campatelli, seguirà la corsa, ormai davvero si sta scoprendo grande appassionato di ciclismo con questo trofeo Chianti Colline d'Elsa, che per la 43esima edizione porta i ciclisti a Gambassi Terme. Prima della partenza però un minuto di raccoglimento che Renzo Maltinti insieme al suo staff ha voluto tributare ad Andrea Pinarello e Osvaldo Ferrini. Osvaldo Ferrini, grande politico del ciclismo, è stato vicepresidente del Comitato Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, grande toscano che quindi ha portato il ciclismo, è arrivato ad alti livelli nella politica ciclistica ed è stato davvero un grande appassionato di ciclismo, perito pochi giorni fa. Un altro ricordo ad Andrea Pinarello, intanto prendono il via, abbassa la bandierina Federico Campatelli, sindaco di Gambassi Terme, era presente anche Giuliano Simoncini, vicepresidente della Banca di Cambiano. Vi dicevo, l'altro ricordo va ad Andrea Pinarello, tanti anni sponsor le bici del gruppo sportivo Maltinti, per tanti anni sono state quelle Pinarello, quest'anno il passaggio alla Cicli Formigli, però tanti anni vicini a questa famiglia, quindi Renzo Maltinti ha voluto giustamente ricordare la figura di Andrea Pinarello insieme ad Osvaldo Ferrini, che è scomparso domenica scorsa. Partiti in questo momento, vediamo uno dei favoriti, Alessio Casini, sicuramente una delle punte della formazione di casa del gruppo sportivo Maltinti, ma sono altri anche gli atleti più attesi. Intanto vi ricordo le formazioni, presente il gruppo sportivo Zalfa Desire Fior, con alcuni dei nomi più importanti come Marco Canola, vincitore domenica scorsa e lo scorso anno vincitore nella Coppa Fiera di Mercatale, poi il gruppo sportivo Maltinti, Campi Bisenzio, Mastro Marco Chianti Sensi Benedetti, Oplatrac Italia, la Gragnano Sporting Club, la Caparini Le Village, la Marchiol Emisfero Site, la Bedogni Grassi Natalini, la Fracol Abar Arredamenti e la Ciclistica Malmantile. Queste le formazioni al via toscane, ma con due rappresentanze extraregionali, come avete potuto capire. Oltre alla Zalf è presente un'altra formazione veneta, la Marchiol Emisfero Site, che al via schiera con i gradi di capitano il corridore straniero Mattias Krizen. Primi scatti ci prova ad evadere dal gruppo Simone Bernardini, atleta ligure che corre nella Mastro Marco Chianti Sensi Benedetti, qualche metro di vantaggio per lui, però per il momento il gruppo si mantiene pressoché compatto. Alcuni dei favoriti in questa corsa li abbiamo già ricordati: Marco Canola, Alessio Casini, poi abbiamo già ricordato Mattias Krizek, per la Mastro Marco da tenere d'occhio Giorgio Cecchi in un buon periodo di forma, per l'Opla sicuramente abbiamo
alla via, alcuni corridori che possono ben figurare come Davide Mucelli, Lagragnano con Luigi Miletta e con tanti altri atleti, tra cui il giovane Giovanni Petroni, che si è dimostrato in buona condizione cogliendo un ottavo posto nel trofeo Pigoni e Colli. Caparini Le Village ovviamente alla via, sicuramente gradi di capitano per Mirko Puccioni quest'oggi, la Bedogni Grassi Natalini che schiera alla via anche essa tanti atleti. E proprio parlando di Bedogni Grassi Natalini, non possiamo non citare questa prima fuga di giornata, 21 atleti, imponente la presenza della formazione monsulmanese. Allora andiamo a citare gli atleti che troviamo davanti: Gennaro Maddaluno per la ciclistica Malmantile, Marco Zamparella per il gruppo sportivo Maltinti, Alessio Tagliani dello Plattac Italia, Marco Canola e Pier Penasa della Zalf Desire Fior, Mirko Casali, Matteo Gozzi, entrambi della Bedogni Grassi Natalini. Ma continuiamo, abbiamo Diego Borgi che invece veste i colori della Maltinti Banca di Cambiano, Giuseppe Brovelli per l'Idea Shoes, Rino Maestrini invece con i colori della Caparini Le Village, poi Giorgio Cecchinel e Antonio Nibali per la Mastomarco Chianti Sensi, Luigi Miletta per la Gragnano Sporting Club, è presente anche Giovanni Petroni di questa formazione, poi Francesco Lasca sempre della Bedogni, abbiamo ricordato la forte presenza della formazione Bedogni Grassi Natalini, Attilio Nichele con il 73 che invece veste i colori della Marchiol Emisfero Site, insieme a lui il compagno di squadra Mattias Krisek, poi presente Luca Rocchi sempre della Bedogni Grassi Natalini, davvero imponente la presenza degli uomini di questa formazione, poi Alessio Casini del gruppo sportivo Maltinti, Matteo Cremoni che invece veste i colori della Caparini e insieme a lui il compagno di squadra Mirko Puccioni. Siamo in salita, lo vedete Mirko Casali, classe 1991, atleta della Bedogni Grassi Natalini, poi Luigi Miletta alla sua ruota, lui classe 1988, scusate, poi abbiamo anche alla sua ruota con il 73 Attilio Nichele della Marchiol Site Emisfero. Questi gli uomini alla comando al passaggio ormai da Gambassi Terme, primo passaggio da Gambassi Terme, sono 21 gli uomini al comando, un'azione importante perché il gruppo proprio a conseguenza di questo attacco e ovviamente anche del percorso particolarmente impegnativo che poi andremo a studiare anche meglio, si sta sgretolando. Andiamo quindi a scoprire il percorso. Partenza da Gambassi, primo giro si scende a Castel Fiorentino, abbiamo visto la partenza ufficiale venuta proprio a Castel Fiorentino, dopodiché abbiamo un primo giro pianeggiante prima di salire per la prima volta a Gambassi Terme, si sale da Varna, la prima ascesa a Gambassi Terme, dopodiché si torna in pianura e si fa un giro più ampio andando fino a Certaldo, dove si sale ancora verso Gambassi Terme e questa volta si sale fino al Gran Premio della Montagna, posto in località Bosco Tondo. Discesa, si ritorna in pianura e l'ultima ascesa, che è praticamente la discesa che gli atleti hanno affrontato in tratto di trasferimento e che da Castel Fiorentino porta a Gambassi. Ancora gli uomini al comando, li abbiamo già ricordato, coloro che sono in testa alla corsa, quando abbiamo ormai percorso una buona parte di gara, infatti se abbiamo ormai percorso 50 km di corsa e sono ancora loro al comando, gruppo che accusa un notevole distacco e sembra davvero essere una fuga destinata ad andare in porto. Importanti sono i nomi che la compongono, alcuni li citiamo come Gennaro Maddaluno, Marco Canola, Pier Penasa e poi ancora scorrendo con Giorgio Cecchinel, Luigi Miletta, Francesco Lasca, Mattias Krisek, Alessio Casini e Mirko Puccioni, sono sicuramente dei nomi importanti in questa fuga che come vedete viaggiano di comune accordo, cambi regolari in testa alla corsa. La splendida campagna della Valdelsa a far da cornice a questa splendida corsa, il 43esimo Gran Premio Chianti Colline d'Elsa, questi sono gli inseguitori, il gruppo che però ormai sembra decisamente tagliato fuori dai giochi per il successo, perché il vantaggio continua a salire, non ci sono ovviamente tante formazioni intenzionate a chiudere il
di stacco, in quanto ormai tutti hanno un rappresentante lì davanti, ed inizia la seconda ascesa a Gambassi Terme. Quella che parte da Certardo, passa attraverso Gambassi Terme e poi si conclude a Bosco Tondo, dove è posto il Gran Premio della Montagna. Ancora encomiabile il lavoro di Mirko Casali, sempre in testa. Quando la strada sale, sta svolgendo davvero un ottimo lavoro l'atleta massese della Bedogni Grassi Natalini, classe 1991, vi ho già ricordato. Alla sua ruota abbiamo visto Alessio Casini, vincitore di due manifestazioni quest'anno, la prima il successo a Malmantile, poi poche settimane fa la vittoria a Corzanico nella gara proprio organizzata dalla SC Corzanico. In salita questo è uno dei tratti più duri, il tratto che ci porta praticamente all'uscita di Certaldo, grande questa città importante sicuramente perché qui è nato ed è vissuto uno dei più grandi poeti, uno dei più grandi scrittori sicuramente di tutta la letteratura italiana, vale a dire Giovanni Boccaccio. Entriamo a Gambassi Terme, un po' in difficoltà Antonio Nibali, lo abbiamo visto staccarsi dal gruppo, non c'è da biasimarlo in quanto è un atleta giovanissimo, classe 1992, al primo anno nella categoria dilettanti, già sta svolgendo una grande stagione e la sua presenza lì davanti in una gara dura come il Gran Premio Chianti Colline d'Elsa sicuramente è da sottolinearsi. Siamo ancora in salita al passaggio da Gambassi Terme, non è finita qui la salita perché adesso gli atleti proseguiranno e andranno fino al Gran Premio della Montagna, posto a Bosco Tondo, davanti al ristorante Bosco Tondo, dove ormai da tradizione nel mese di febbraio si presenta il gruppo sportivo Maltinti. A fare l'andatura Alessio Casini, alla sua ruota Mirko Puccioni, e queste sono le prime due posizioni della fuga, le prime due posizioni della testa della corsa, quando ormai abbiamo superato metà gara, abbiamo, eccolo qua, invece questo è Rino Maestrini, poi ancora gli atleti della Monsulmanese, ed in vista del Gran Premio della Montagna evade dal gruppo di testa Marco Zamparella, grande attaccante, sempre lo troviamo nel gruppi di testa nel tentativo di portare via un'azione, classe 1987, il corridore della società organizzatrice, il gruppo sportivo Maltinti, che quindi prova ad evadere dai corridori che si trovano sulla testa della corsa. Leggero margine di vantaggio nei confronti di questo drappello che diciamo si compone dei corridori che facevano parte insieme a Zamparella dell'azione di testa, quindi li ricordiamo: Maddaluno, Tagliani, Canola, Penasa, Casali, Gozzi, Borci, Brovelli, Maestrini, Cecchinel, Miletta, Lasca, Nichele, Krisek, Rocchi, Casini, Petroni, Cremoni e Puccioni. Non c'è più, ormai si è staccato, lo abbiamo visto in precedenza, Antonio Nibali. Quindi un corridore al comando, 19 uomini all'inseguimento, Marco Zamparella con qualche secondo di vantaggio nei confronti di questi atleti che vediamo inquadrati e che transitano nella splendida campagna della Valdelsa, che ancora una volta è lo splendido palcoscenico di questo Gran Premio Chianti Colline d'Elsa, giunto alla 43esima edizione. Vediamo Zamparella ancora con qualche metro di vantaggio quando ormai abbiamo percorso circa 100 km di gara, quindi ne mancano una ventina alla conclusione. Zamparella con qualche metro di vantaggio nei confronti di un uomo che lo stava inseguendo in solitaria, e poi dietro abbiamo visto il gruppo che ormai si è risicato ed è rimasto praticamente con gli uomini che componevano fino a qualche chilometro fa la fuga, che ormai è diventata parte centrale della corsa. Rientra su Marco Zamparella il dorsale di gara 61 Matteo Cremoni, quindi una coppia al comando, Cremoni e Zamparella, ma il gruppetto dei controattaccanti è lì vicino, pochi secondi di vantaggio per questi due atleti che adesso da Montaione stanno puntando verso Castel Fiorentino, dove affronteranno ancora un breve tratto di pianura e poi gli ultimi 5 km in salita verso Gambassi Terme. La salita è sicuramente il versante più duro, quello che viene affrontato nel finale, pendenze importanti, una salita che non è particolarmente regolare ma che nei tratti più impegnativi presenta pendenze superiori al 10%. Eccoli qua i due atleti ed eccolo qua il gruppo, ancora una volta pilotato dagli uomini della Bedogni Grassi Natalini. Ne approfitta Alessio Casini per rinfrescarsi, alla sua ruota Pier
Penasa, poi la volta di Giovanni Petroni, fu campione toscano della categoria juniores a Siena nel 2009, lui classe 1991, quindi secondo anno nella categoria under 23. Lasciamolo sfilare tutto il gruppetto che è chiuso dal dorsale di gara numero 79, vale a dire Matteo Gozzi. Il gruppetto che ormai si sta riportando però su gli uomini al comando, che hanno ancora un lieve margine di vantaggio quando siamo ormai in vista dell'inizio della salita, però il gruppetto si sta avvicinando, ormai 70 metri di vantaggio per i corridori del comando, vale a dire Matteo Cremoni e Marco Zamparella. Ci hanno provato, è sicuramente bella l'azione di questi due atleti, in particolare quella di Marco Zamparella che se n'è andato sul Gran Premio della Montagna, e quindi un'azione da sottolineare. Ormai vicino però il gruppo, lo vediamo a fondo strada, ormai 50 metri di vantaggio, si stanno anche forse rialzando a questo punto gli atleti. Zamparella è sicuramente quello che ci crede di più, continua a portarsi in testa nel tentativo di rialzare l'andatura, ma ormai il gruppo degli inseguitori è lì vicino e sembra svanire. Eccola qua il ricongiungimento, quindi gruppetto dei 19 uomini al comando che torna compatto quando siamo ormai a 5 km e mezzo dalla conclusione. Tutto pronto quindi per salire verso Gambassi Terme per questa ascesa importante che assegnerà il vincitore nel 43esimo trofeo Chianti Colline d'Elsa. Tutto è pronto quindi per questo gran finale, prime rampe di salita e prova ad evadere dal gruppo Giovanni Petroni. Vi ho già ricordato il successo di questo atleta nel campionato toscano 2009 juniores a Siena, e quest'anno sicuramente l'ottavo posto al trofeo Pigoni e Coli, importante nonostante la giovane età di questo atleta, al secondo anno nella categoria si sta mettendo in luce. Adesso viene però raggiunto e prova ad allungare il corridore della Campi Bisenzio, vale a dire il corridore straniero Pavel Polniaschi. Alla sua ruota si porta Pier Penasa, il resto degli atleti rimane un po' leggermente attardato. Polniaschi e Penasa, Campi Bisenzio per Polniaschi, Penasa invece veste i colori della Zalf Desire Fiora, classe 1991. Pier Penasa, atleta di sicuramente indubbio valore, grande protagonista al Gran Premio di Capodarco, era nella fuga dal quale poi è emerso il vincitore Mattia Cattaneo. Insomma, una grande stagione per Penasa, giovane, secondo anno nella categoria Under 23, da juniores fu grande protagonista andando ad aggiudicarsi il successo nell'internazionale trofeo Beato Bernardo ad Offida, una delle gare più dure dell'intero calendario nazionale juniores, che quest'anno ha segnato il titolo di campione europeo e lo scorso anno invece ha segnato il titolo di campione del mondo della categoria juniores. Polniaschi si lamenta un po' perché non riceve cambi da Penasa, che però giustamente cerca di fare il gioco della squadra, in quanto dietro è presente anche Marco Cannola in questo gruppetto, e sicuramente Penasa cerca di avvantaggiare anche il compagno di squadra. All'inseguimento, a guidare l'inseguimento, abbiamo visto Mattias Kritzkek e poi ancora Alessio Casini e Cannola nelle prime posizioni. 2 km ormai alla conclusione, 15 secondi il vantaggio degli uomini inquadrati. Si lamenta ancora Polniaschi perché non riceve cambi, Penasa si porta al comando, ma come dicevamo è probabilmente una tattica quella del corridore altoatesino della Zalf Desire Fior, perché è dietro a Canola che è in splendide condizioni di forma e quindi può permettersi anche di correre il rischio di essere raggiunti, perché poi dietro ha la possibilità di contare sull'apporto del compagno di squadra. Uno squadrone sicuramente la Zalf, una delle squadre più forti a livello nazionale e che anche quest'oggi sta dimostrando un grande gioco di squadra, una grande compattezza, con due atleti che sono lì a giocarsi il successo, entrambi nelle posizioni giuste per provare a cogliere la vittoria. Aumenta intanto il vantaggio dei due al comando, inizia l'ultimo strappo all'interno dell'abitato di Gambassi Terme, Polniaschi a fare il ritmo, Penasa in seconda posizione, inizia l'ultimo chilometro, gli ultimi mille metri verso il traguardo di Gambassi Terme, verso la conclusione del 43esimo Gran Premio Chianti Colline dell'Elsa. Tutto è pronto quindi per l'epilogo, il gruppetto dietro si sta leggermente riavvicinando, così ci segnala Radio Corsa, che vi ricordo è a cura
di Sandro Manzi e Adriano Dini. E quindi a questo punto stiamo per entrare in Gambassi Terme, ancora Polianski a fare il ritmo, Penasa si mantiene in seconda posizione, sta per iniziare lo strappo finale, quello verso il traguardo del Gran Premio Chianti Colline d'Elsa. A Gambassi Terme quindi si celebra la 43esima edizione di questa corsa organizzata dal gruppo sportivo Maltinti. Ormai gli atleti sono nel centro abitato di Gambassi, dal quale ne usciranno con uno strappo davvero molto impegnativo che porta proprio sul traguardo. Ancora Polianski a fare l'andatura, in seconda ruota abbiamo Penasa, siamo nel centro di Gambassi Terme, notate anche il folto pubblico presente a bordo strada, una caratteristica di questa manifestazione. Polianski in testa, Penasa in seconda posizione, ma si stanno avvicinando dietro con Cecchinel e Canola segnalati tra i più attivi, ormai lanciato lo sprint. Polianski in prima posizione, Penasa prova a rimontare, affianca il corridore della Campi Bisenzio, Penasa è al comando e Penasa ormai dovrebbe essere ed è il vincitore, primo successo negli Under 23 per Pier Penasa della Zalfa Desire Fior, seconda posizione per il compagno di squadra Marco Canola, terzo Pavel Polianski, quarto arriva Giorgio Cecchinel, quinto Matteo Gozzi, sesto Mattias Krisek, settimo Mirko Puccioni, ottavo Gennaro Maddaluno, nono Luigi Miletta e decimo Attilio Nichele. Primo successo quindi tra gli Under 23 per Pier Penasa, un grande successo, una grande doppietta della Zalfa Desire Fior. Andiamo con le interviste. Pier Penasa, primo classificato, prima affermazione stagionale, una grandissima soddisfazione per te. Ma sicuramente, è la mia prima fra i dilettanti, sono il secondo anno nella Zalf, devo ringraziare veramente tutti di questo successo perché mi hanno dato tanta fiducia in questo periodo, volevo vincere a tutti i costi e ce l'ho fatta, devo ringraziare tutta la squadra, oggi anche Marco nel finale ho potuto contare su di lui che è in gran forma, che ha vinto sabato, quindi abbiamo fatto un ottimo gioco di squadra. Non ho collaborato perché sapevo che dietro comunque potevo contare su Marco in caso ci venissero a prendere e poi nel finale ho dato tutto e sono riuscito a vincere. Marco Canola, secondo classificato, un ottimo periodo di forma per te e oggi un trionfo Zalf. Oggi, come hai detto te, è un trionfo Zalf. Prima hai detto un gran periodo per me, è vero, perché primo sabato a Rovescala, oggi secondo, solo dietro a un mio compagno di squadra che oggi meritava la vittoria, è un secondo anno, quindi è giovane, deve ancora maturare, potrà fare bene i prossimi anni. Polianski della Campi Bisenzio, terzo classificato, troppo forte oggi questa Zalf? Sì, non è troppo forte perché io attacco l'ultimo 3 km, lui niente cambio, sempre io ho tirato, dopo ho visto dietro due corridori, attacco io, è arrivato terzo, va bene così. Sindaco Federico Campatelli, una bella festa oggi per Gambassi, nonostante il caldo, tantissime persone. Davvero come sempre il trofeo Chianti Colline d'Elsa, sì, si conferma un appuntamento molto interessante per i tanti appassionati di ciclismo, tanta gente durante il percorso, lungo il percorso e tantissima gente qui all'arrivo, sicuramente un buon inizio per la mostra mercato di Gambassi Terme. Renzo Maltinti, andiamo più nello specifico nel ciclistico, un minuto di silenzio doveroso prima della partenza per due amici che ci hanno lasciato e che forse vi hanno accompagnato durante tutta la gara. Sì, diciamo che il momento di che abbiamo fatto la partenza è stato veramente doveroso perché è venuto a mancare due grandissimi amici, uno Osvaldo Ferrini che è un livornese, è stato tanti anni presidente del comitato regionale che aveva un grosso rapporto, e poi Andrea Pinarello che naturalmente è stato per 26 anni sponsor della nostra squadra, è venuto a mancare così giovane e ci ha rattristato tutti. Oggi c'era delle squadre venete qui alla corsa e noi abbiamo voluto ricordarlo in maniera veramente particolare portando avanti alla partenza le squadre di Veneto. Squadre venete che hanno onorato la manifestazione, ma anche la Maltinti si è data una grande battaglia oggi. Sì, ci siamo fatti vedere tanto e naturalmente questa grande squadra non la scopro io perché penso che sia la 24esima vittoria che fanno, sicché la dice lunga. Sono venuti a Gambassi perché questa gara gli si addiceva anche sotto il profilo, con un arrivo così in salita, sono ragazzi che vengono praticamente da una preparazione veramente speciale e credo naturalmente se la siano meritata la vittoria. Uno dei collaboratori di quest'oggi, Lorenzo Socci, una faticaccia, lo possiamo dire perché il caldo non aiuta, però la soddisfazione di vedere che tutto è andato per il meglio. Oggi è stata una giornata torrida, quindi io è da ieri che
non avevo un attimo di respiro, però mi ringraziare anche tutto la Proloco, tutte le donne che ci hanno fatto mangiare, e i vigili urbani di Castel Fiorentino, di Gambazzi e degli altri comuni che hanno fatto un lavoro eccezionale. E quindi qui a Gambazzo ormai è da tradizione, la gente arriva a Balanga, non si vede mai un arrivosi, io vado ad arrivi a volte, ma un arrivosi non si vede mai. Quindi un ringraziamento a tutti per il prossimo anno, se ce la faremo sempre a organizzare questa volta. Uno degli sponsor molto importanti della cucina casalinga, Bagni, i vostri sforzi in un certo senso vengono ripagati da queste persone. Sì, in effetti è vero, vedendo il gruppo del pubblico che assiste a questa gara è bellissima questa gara che conclude una stagione organizzata da Renzo Maltinti, un'organizzazione impeccabile anche quest'anno. Per la Banca di Cambiano, Lorenzo Parenti, Maltinti Banca di Cambiano ormai è una faccia nota per il mondo ciclistico, però ogni gara è una festa e anche la Maltinti oggi, ne parlavamo prima anche con Renzo, si è data battaglia. Sì, indubbiamente è una festa, perché qua sta a dare quello che è stato la dirittura d'arrivo, tantissime persone come di consueto a Gambassi. È una festa per la società perché è stata una bellissima organizzazione, grande successo, è un po' meno il risultato, però siamo stati protagonisti per buona parte della corsa, abbiamo fino agli ultimi 5 km avevamo 3 corridori, purtroppo di fronte a una squadra come la Zalf bisogna chinarsi, c'è poco da fare, quando scendono loro sono dolori.